Salve YouTube, questo è il vostro appunto che parla e oggi qui con un nuovo tutorial su come installare la mod Zoom Mod per la versione 1.7.2 di Minecraft. Iniziamo subito con l'installazione. Come prima cosa andiamo sul link che vi lascio in descrizione della Zoom Mod, andiamo in download 1.7.2 add fly più mediafire. Mentre add fly caricherà, andremo su start e scriveremo % updata % andremo in roaming punto Minecraft version e troveremo la cartella 1.7.2. Copieremo la cartella e la incolleremo stesso in version e la rinomineremo mod. Apriremo la cartella mod e rinomineremo i file all'interno sempre mod, così da avere mod.jar e mod.json. Adesso apriremo il file mod.json usando un programma già installato nel software, ovvero block note, e cambieremo l'id da 1.7.2, oddio, in mod. Benissimo. Finiamo di scaricare la zoom mod e inseriamo tutti i file all'interno della zoom mod in mod.jar. Apriremo mod.jar con gestione archivi WinRAR e elimineremo la cartella metainf. Dopodiché potremo inserire i file. Bene, non ci basta che vedere se l'installazione ha avuto buon fine. Sulla schermata del launcher vedremo in basso a sinistra New Profile e Edit Profile. Naturalmente la posizione di questi due tasti cambierà in base al vostro launcher. Noi andremo su New Profile e scriveremo il nome che vogliamo dare al nostro profilo. In questo caso puoi scegliere qualsiasi cosa, io lo chiamerò Doge. Perché sì. Use version, metteremo release mod e salveremo il profilo. Dopodiché andremo in profile e lo selezioneremo. E faremo play. Benissimo, non ci basta che provare la mod. Single player, crea un nuovo mondo creativo. Lo Zoom è un applicativo che potete anche trovare in Optifine, solo che non è ancora uscita la mod per la 1.7.2, perciò ci andrà bene questo, immagino. Adesso, come attivare lo Zoom? Come prima cosa, premere Esc, opzioni, video setting, anzi, controls, e selezioneremo il tasto da assegnare a Zoom. Vedete? Zoom Key. Potete assegnare qualsiasi volete, io assegnerò. Fammi pensare. F1. No, F1 si usa per levare. Button tree, che sarebbe la rotellina. Potete assegnare qualsiasi tasto, solo che button tree è già assegnato per pick lock. Fa niente. Adesso, premendo la rotellina, mi farà lo zoom. Un esempio, vedete quelle mucche? Zoomiamo. Sì, insomma, è una mod più o meno utile. Anche per questo tutorial è tutto. Un saluto al vostro RabNot2 e ciao ragazzi!